Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Ciriaci. Si gioca l'undicesima giornata della Serie A2 della Lega Calcio 8. In campo ci sono Stoners in maglia rossa e calzoncini neri. Invece alla sinistra dei vostri monitor, la Socceros gioca con i fratini gialli. Sicuramente Alessandrini con il sinistro, barriera 3 per Bartolucci, che prende la rincorsa, sempre il 24, va a calciare con il sinistro, la mette sul palo di Bartolucci, 1-0 Stonars. Pallone, la formazione in vantaggio sulla sinistra, con l'autore del gol che gioca sulla corsia di sinistra, pallone messo al centro, un tiro che si infila sul palo lontano, non può nulla, ancora Bartolucci, 2-0 Stonars. Calcio d'angolo, il primo dell'incontro, fuori la sfera per Anello che si coordina benissimo con il destro, un gol meraviglioso, quello del numero 10 dello Stonars, 3-0, ma questo è un gol capolavoro. Mazzetti, Anello, sbaglia l'appoggio, riconquista però il pallone lo Stonars, che va in avanti con Alessandrini, carica il sinistro, è bravo questa volta Bartolucci. Anello, Giovannoni, Anello, Alessandrini ci riprova dalla distanza, la deviazione, Bartolucci in corner, ottimi riflessi sulla sinistra, ancora Stoners in avanti, lo slalom, pallone al centro, poi c'è la deviazione di un ragazzo con il fratino, sfortunati qua i Socceros, 4-0, ma bellissima l'azione di Macellari sulla sinistra, pallone al centro, sfortunata la formazione ospite, 4-0 è il risultato. Macellari che mette al centro, ma non c'è nessuno. Eccolo proprio Macellari, da Anello, ancora Macellari, Alessandrini, bellissima azione, si chiude il triangolo, finalizza Alessandrini, 5-0. Anello. E poi c'è la deviazione nella propria porta, il secondo autogol per i Socceros che vanno sotto con il punteggio per 6 reti a 0. Tra triplice fischio del direttore di gara, si chiude sul risultato di 6 a 0. L'undicesima giornata di Serie A2 della Lega Calcio 8 al Ciriaci. Vince lo Stoners contro i Socceros.